Io mi occupo principalmente del Sole e del metamodello del Sole per introdurre una cultura in questa società della luce, una cultura della luce che manca. Da diversi anni collaboro con diverse università, tra cui l'Università di Girona, dove insegno in un master postgrado, con l'Università di Siena e ho ottenuto delle docenze anche all'Università di Sassari, cercando di introdurre tutto quello che prima era alternativo sotto una forma invece complementare. Sono un formatore CM, questo vuol dire che formo i medici e il personale sanitario in diverse parti d'Italia, applicando il sole anche ai corsi di elaborazione di lutto, dolore e sofferenza e tanatologia, quindi accompagnamento al morente. E da quando avevo 14 anni sono un profondo appassionato di meditazione, ho studiato la meditazione sotto molte forme, ultimamente la sto approfondendo con Padre Anthony, non so se lo conoscete, l'ultimo discepolo di Gandhi, però sono qua per parlare di sole. Allora, questo libro che è stato tradotto in Italia grazie a Jonathan e al lavoro bellissimo che stanno facendo, è un omaggio al sole. È un omaggio e un amore grandissimo che ho per l'astro re. Il libro è diviso in tre parti e sono molto contento, molto felice di poterlo portare in Italia, di poter trasmettere questa cultura in Italia. Una delle radici della parola cultura è proprio culto di Ur, culto della luce, e quindi è applicabile a quello che, come già vi ho detto, poc'anzi, manca completamente. È stata fatta una campagna pubblicitaria molto negativa al sole, negli ultimi 20 anni forse. Hanno cercato di boicottare, forse in maniera inconsapevole, la nostra relazione che abbiamo con questa stella. Probabilmente perché la medicina è l'alimento più potente, ma soprattutto gratuito, che abbiamo a disposizione. È gratuito, assolutamente gratuito. Però a livello massivo queste informazioni non sono conosciute. Non utilizziamo questa risorsa, questa fonte di salute. Hanno detto che il sole crea il cancro, il tumore alla pelle, il melanoma cutaneo, e questo è vero. Però sono molto di più le malattie che il sole può non solo curare, ma anche prevenire rispetto a quello che causa. E il vero problema, ve lo posso garantire, non è il sole in se stesso, ma è la nostra relazione con il sole. L'essere umano comune in questa società vive 10-11 mesi chiuso in luoghi dove la frequenza elettromagnetica, lo spettro della luce è completamente alterato, perché queste lampadine alterano lo spettro della luce solare. E quindi non rappresentano più quell'alimento così potentemente nutritivo e quella medicina così profondamente guaritrice che il sole rappresenta. Noi viviamo in luoghi chiusi, hanno fatto vari esperimenti chiudendo molte persone in luoghi senza contatto con la luce solare per un mese e mezzo, 2 mesi, e queste persone hanno manifestato gli stessi sintomi di una persona che si deprime, che ha una cattiva dieta, una cattiva alimentazione, hanno iniziato a ingrassare, ad essere più aggressive, perché gli mancava l'alimento fondamentale. Noi siamo esseri che hanno bisogno di luce per evolverci, per stare in salute e soprattutto per crescere sotto tutti i punti di vista, fisico, vitale, emozionale, mentale e anche spirituale, cioè a livello della coscienza. E quindi hanno verificato che abbiamo bisogno di un contatto diretto con la luce. Noi viviamo 10-11 mesi chiusi in luoghi dove la frequenza elettromagnetica è alterata, poi abbiamo la pretesa, quando ci danno 20 giorni di ferie l'anno, di prendere 8 ore di sole al giorno, o anche 6, o anche 4. Immaginati cosa succede se tu fai un digiuno di acqua anche, non bevi per 4 giorni e poi bevi 130 litri d'acqua. L'acqua fa bene, però se te ne bevi 130 litri è un veleno. E la stessa cosa succede col sole, però ci hanno detto che il problema era il sole, non il nostro stile di vita. Allora, l'essere umano cosa fa? Vive alterato e poi utilizza il potere della chimica. Non per guarirsi veramente, ma per perpetuare uno stile di vita che è alterato. O cambiamo questa direzione, o come razza la pagheremo cara, come già sta succedendo. Ho preso alcune informazioni che sono a disposizione di tutti, per esempio il fatto che da un lato gli oncologi giustamente dichiarano che bisogna prendere il sole nelle ore sicure, prima delle 11 di mattina e dopo le 3 del pomeriggio, bisogna esporsi per tempi molto brevi, come per esempio 15-20 minuti a seconda della pelle e dei casi, che bisogna sempre portare un cappello, sempre possibilmente avere delle camicie a maniche lunghe e utilizzare comunque sia sempre le creme protettive che bloccano i raggi UV, gli ultravioletti. E questo è comprensibile, perché si sono spaventati per l'incidenza dei tumori alla pelle che sono esplosi negli ultimi anni, letteralmente esplosi.
Però non hanno preso in considerazione un altro dato scientifico, e cioè che la Fondazione per la Prevenzione dell'Osteoporosi ha dichiarato che la maggior parte della popolazione europea vive sotto carenza della vitamina D3, che guarda caso si sintetizza proprio attraverso il contatto di questi raggi UV con la pelle. Quindi da un lato dobbiamo prevenire il tumore alla pelle e dall'altro abbiamo necessità di prendere luce solare. Allora, è necessaria sobrietà e equilibrio tra queste due informazioni che abbiamo, perché necessitiamo luce, però la luce allo stesso tempo può essere un veleno. Allora, il problema non è il sole in se stesso, lo ripeto, è la nostra relazione con il sole. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che esistono oltre 50 milioni di persone nell'America del Nord che soffrono di ipertensione e hanno speso campagne pubblicitarie per i farmaci che curano l'ipertensione, però un dollaro non lo hanno messo neanche uno per pubblicizzare il fatto che una corretta relazione con il sole durante tutto l'anno è assolutamente benefica per problemi come l'ipertensione, perché regola la pressione del corpo. Quindi vi ho detto che da un lato è praticamente sconosciuto quello che fa la luce solare. La sintesi della vitamina D3 è fondamentale per la mineralizzazione delle ossa. È un alimento potentissimo a livello di emozioni, a livello di pensieri. La nostra salute è assolutamente regolata dalla quantità di luce che prendiamo. Anche chiaramente il ciclo di sonno e di veglia, perché la ghiandola pineale, il centro del nostro cervello, funziona in base agli stimoli luminosi, quindi alla quantità di luce che noi prendiamo. Però poi studiando questo modello ho iniziato a studiare i casi di autotrofia, cioè di persone che hanno vissuto e vivono senza la necessità di mangiare e a volte di dormire, nutrendosi solo di luce. E ho avvicinato questa possibilità, che mi piace considerare una possibilità evolutiva per la razza umana, perché no? Da un punto di vista scientifico all'inizio, cioè mi sono documentato dei casi che erano stati comunque presi in considerazione da equip di medici. Molte di queste persone non erano mistici, santi o persone strane. Uno è il dottor Werner, direttore di una clinica medica della Germania, 4 anni senza ingerire cibi solidi. L'altro è Ratan Manek, un ingegnere meccanico, dichiara che da 18 anni non assume cibi solidi. È uscito da pochissimo un documentario su una persona molto famosa, che è Pralagiani, studiato ripetutamente da varie equipe mediche, su Discovery proprio, dove lui dichiara che non so quanti anni, ma abbiamo una lista interminabile di persone, Teresa Newman, se vogliamo citare il cristianesimo, senza mangiare e senza bere, una lista interminabile di persone, che sono riuscite a accedere a un alimento più sottile che di solito l'essere umano comune non riesce a sfruttare, non riesce a accedere. Adesso io vi faccio una domanda. Se nella luce dovesse essere contenuta, nella luce solare, un'informazione talmente importante per la tua evoluzione, per il tuo nutrimento, per la tua salute, ma tu non fossi in grado di accedere direttamente a questa informazione, ma fosse necessaria una trasformazione di questa informazione. Per esempio, la luce tocca la terra, la feconda, fa crescere il seme che si trasforma in un albero di salice, da cui noi ricaviamo dalla corteccia, per esempio, l'aspirina. È possibile sintetizzare direttamente questa informazione presente nella luce a livello embrionale, senza questo passaggio, ma direttamente attraverso forse la tecnologia più raffinata che abbiamo a nostra disposizione, cioè il nostro corpo e la nostra coscienza? Perché se così fosse, raggiungeremo un livello di equilibrio decisamente superiore. Di solito quando io dico alle persone cos'è la luce, dicono, ah, quel fenomeno visibile. La luce per le persone è uno spettro, un arcobaleno, che ti permette di vedere le cose. Immaginate l'assoluta mancanza di comprensione del fenomeno luce in realtà. La luce è fatta di raggi cosmici, raggi gamma, onde radio. Quello che tu senti come suono è permesso grazie a una frequenza elettromagnetica presente nella luce. Microonde, raggi infrarossi, ultravioletti, raggi X, raggi gamma. Quando tu ti scaldi una cosa al forno microonde, stai usando la luce per fare questo. E moltissime altre frequenze che al giorno d'oggi l'essere umano e la scienza attuale non riesce a misurare, che sono giusto le frequenze, più sono sottili queste frequenze, più contengono un'informazione evolutiva importantissima. E poi ho detto, ma la luce, come ci parlano le tradizioni più antiche della luce? La Cabala dice che noi siamo luce, 4.000 anni fa diceva questo. Allora da circa un ventennio la scienza attuale è riuscita, questa cosa qua, a dimostrarla. Questa è la prima pubblicazione che un biochimico
che ha fatto un lavoro straordinario, si chiama Albert Fritz Popp, ha pubblicato, si sapeva che gli animali, i vegetali e gli esseri umani emanavano luce, emanavano luce. Questa è l'alga acetabularia, la prima fotografia che ha rilevato la presenza di biofotoni, quindi di fotoni biologici, che vengono emanati dalle cellule dell'alga. Questa è la foto con la luce, questi sono la luminescenza che viene emanata dai corpi. C'è un'altra foto molto bella che vi voglio far vedere di un laboratorio, Hiramatsu, i giapponesi, l'hanno preso, Biophotonics. Questa è la prima foto della mano umana. Sapete quando ci facevano vedere le foto delle mani, le mani di luce le chiamavano? Ecco, questa è una rilevazione reale dei biofotoni, cioè della tua luce, della luce che le tue cellule emanano e proiettano. Questa non è una rilevazione di temperatura corporea, come si potrebbe pensare, ma è una rilevazione proprio di biofotoni, cioè di fotoni, di particelle di luce che vengono emanate dalle nostre cellule. C'è un esperimento, nel libro ne parlo ampiamente e vi do anche la bibliografia scientifica di quello che sto dicendo. C'è un esperimento che hanno fatto con due vasi di sangue, con due provette di sangue. Hanno separato queste due provette e hanno messo nel primo un agente patogeno. Le provette erano separate da un cristallo che non altera lo spettro completo della luce solare. Hanno messo un agente patogeno e dopo poco il sangue ha prodotto anticorpi. Però la cosa straordinaria è che dopo breve tempo anche la seconda provetta, che era isolata dalla prima, ha prodotto anticorpi. Poi hanno sostituito il cristallo con un vetro che altera lo spettro completo della luce solare e la reazione non è avvenuta. Questo vuol dire che nella luce sono contenuti dei pacchetti di informazione molto sottili e molto potenti che trasferiscono un impulso e delle informazioni. Questo vuol dire che noi, prima di dialogare attraverso le emozioni, i pensieri, le impressioni, empaticamente, dialoghiamo attraverso la nostra luce, anche a distanza. Questo vuol dire che nella luce è contenuto un linguaggio, il linguaggio più profondo, il linguaggio dell'anima, lo chiamo io, più profondo dato a disposizione dell'essere umano, capace di modificare le reazioni enzimatiche base che regolano la vita delle nostre cellule. Noi intimamente siamo luce, siamo dei piccoli soli irradianti che dialoghiamo col mondo circostante attraverso le informazioni che la nostra luce emana, che la nostra luce proietta. E quindi l'ho chiamato il codice questo linguaggio, il codice della luce. Proprio perché è un linguaggio che non solo crea la realtà e modifica la materia, ma influisce e modifica anche le emozioni, le persone che incontri, le situazioni che vivi. È tutta la realtà percettiva integralmente, così come tu la crei, totalmente, sotto tutti i livelli. Allora, ho strutturato una cosa che si chiama, un'esperienza che si chiama eliosis, che vuol dire dal greco esporsi, nutrirsi di luce, di sole, dove attraverso 9 moduli faccio innanzitutto detossinare la persona, attraverso il contatto corretto con la luce durante tutto l'anno. E poi piano piano nella persona si sviluppano i canali di percezione, i canali neuronali che danno piacere al contatto con questa luce interiore. Quindi la tua produzione interiore di endorfina, riuscire a autoregolarla, a produrre felicità attraverso il contatto con la luce. È stato possibile, per esempio, per noi sperimentare il fatto di poter vivere periodi abbastanza lunghi, come per esempio 24 giorni, o un mese senza la necessità di dormire, cioè sostituendo il sonno fisiologico con uno stato di coscienza differente, la capacità di nutrirsi più profondamente con la luce, pur presentando durante il giorno vitalità, attenzione, più creatività. Allora, gli stati di coscienza che noi viviamo, a cui normalmente siamo soggetti, dipendono da un nostro stato di subcoscienza, per esempio, la necessità di mangiare e di dormire. Non sarebbe straordinario tu poter essere libero di decidere quando, come e se dormire o mangiare? E farlo per piacere e non per necessità? E se questa fosse una possibilità evolutiva che abbiamo a disposizione, potrebbe essere diffusa a livello massivo? Queste sono tutte domande che è necessario approfondire con sobrietà e attraverso uno studio metodico e metodologico. Mi sono innamorato di questa stella perché iniziando a studiare quello che rappresenta, quello che ci dà, ho voluto scrivere quali sono gli studi che attualmente esistono e come l'essere umano sta e si sta relazionando al Sole, cioè in maniera orribile. E questa è la prima parte. E poi ho studiato il Sole come modello evolutivo. Allora ho detto, noi viviamo in un piano evolutivo che è geocentrico, no?
Per noi esiste il giorno ed esiste la notte. Vediamo l'universo da questo punto di vista. Immaginatevi che 500 anni fa, che vuol dire avanti ieri, cioè ieri praticamente, l'Europa e buona parte dell'Europa viveva sotto una illusione assoluta della coscienza, cioè pensava che fosse il Sole a girare intorno alla Terra. Poi è successa una cosa, una persona o vari hanno espanso la coscienza, la loro prospettiva, l'hanno fatta andare via dalla Terra, hanno osservato dal Sole e hanno visto che era un fenomeno illusorio. Li hanno bruciati quasi vivi, molti, alcuni isolati. Dal mio punto di vista è vero, c'è stata un'evoluzione in questi ultimi 500 anni, ma la coscienza umana rimane comunque sia ancorata a un punto di vista geocentrico, che è il punto di vista che crea una frattura di percezione. Crea giorno, notte, buio e luce. Quando, secondo lo schema che vi ho fatto vedere prima, la parte più oscura di questo universo è luce. Semplicemente manca un aspetto, una frequenza. L'aspetto visibile, ma è luce, è comunque sia una parte dello spettro della luce. Questo vuol dire che la dualità, la polarità si annulla, perché tutto è luce, è un aspetto della luce. Vi stavo dicendo cosa è successo più di 6 o 7 anni fa. È successo che una persona è venuta da me e mi ha detto: "Guarda, ho un piccolo problema, è morto mio papà, l'eredità è bloccata, mia mamma è già morta, io non posso pagarmi gli studi all'università. Mi stanno sfrattando da casa e sono molto depressa, una situazione leggera, direi. Mi puoi dare una mano in questo momento?" Io ho detto: "Ma vuoi una mano economica?" E lei mi ha detto: "No, voglio che facciamo qualche lavoro insieme per vedere come posso superare questo momento." Io ti ho detto: "Guarda, stiamo sperimentando una cosa particolare, cioè far vedere alle persone i problemi che hanno dal punto di vista del sole." E lei mi ha guardato e mi ha detto: "Ma sei matto?" Gli ho detto: "Sì, sono matto completamente, però proviamo a fare questa cosa qua." Per 2 ore e mezza gli ho fatto vedere il problema dal punto di vista della Terra, gli ho fatto espandere le percezioni, andare dentro il Sole come coscienza e vedere lo stesso problema dal punto di vista del Sole. Se lo fai per 10 minuti probabilmente non succede niente, probabilmente. Ma quando la tua mente smette di controllare e tu entri in uno stato percettivo più profondo, allora iniziano a manifestarsi dei fenomeni molto particolari. All'inizio lei mi diceva: "Sono arrabbiata con Dio, odio la vita, mi ha tolto mio padre, non so perché, mi sento impotente, non ho un soldo, non so perché mi sta capitando quello." E ha iniziato a piangere piena di rabbia. Dopo la prima ora ha iniziato a rispondermi in maniera assolutamente meravigliosa. Io mi sono stupito, il gruppo di ricerca insieme a me ci siamo stupiti, perché ha iniziato a dirmi: "Sono piena di gratitudine, perché l'ho conosciuto mio padre, per tutte le volte che mi ha abbracciato, per tutte le volte che mi ha accarezzato, per essere stato mio padre, perché tramite lui io sono qua adesso e per tutti i momenti che ho passato insieme a lui." Questa persona ha elaborato un lutto in 1 ora e mezza. Quando la coscienza umana, il piano evolutivo umano diventa solare, quando la tua coscienza guarda le cose dal sole e non è una fantasia, è una realtà percettiva, allora succede qualcosa, scatta un click. Si manifesta un piano evolutivo superiore. Io sono profondamente convinto che il piano di evoluzione dell'essere umano non è la Terra, ma è il Sole. Mettersi dentro lì e guardare un po' cosa succede in giro per il mondo, in giro per l'universo. Allora siamo andati avanti con gli studi. E quest'anno esce la prima pubblicazione scientifica, perché è vero che c'è un livello di probabilmente intuizione, un livello molto profondo di coscienza in tutto questo, però abbiamo applicato questi studi proprio all'elaborazione del lutto, del dolore, della sofferenza, dell'accompagnamento al morente, dei problemi fisici personali, dell'elaborazione di una malattia terminale come può essere un tumore e non solo, anche per esempio dei momenti di felicità che noi abbiamo, perché il metamodello solare, il sole, ci mostra che stiamo sbagliando molte cose. La tua felicità è polare, tutto quello che tu fai è polare, esiste un aspetto e un altro, la tua felicità dipende da qualcosa. Se tu vinci 1 milione di euro, come un amico, probabilmente la sera festeggi, salti, vai con gli amici. Se lo perdi il giorno dopo, sei triste. Se ti tolgono il lavoro, se ti lascia la fidanzata, sei triste, probabilmente, dico, a meno che non fosse proprio una relazione di quelle che era meglio che finiva. Oppure se riesci a fidanzarti con la donna o con l'uomo che tu vuoi, sei la persona più felice del mondo. Se le cose vanno bene, sei felice, se le cose vanno malissimo, sei infelice. Allora, dipende da qualcosa di esterno, dipende da una polarità esterna. Immaginati adesso di recuperare un livello di felicità che invece è solare, cioè di vivere e vedere la felicità dal punto di vista del sole. Questa polarità si annulla, perché l'essere umano, la sua condizione naturale è solare, è di felicità, per il semplice fatto di esistere.
Il contatto, la tua coscienza di esistere, quando tu hai piena coscienza di esistere, si manifesta in te una felicità che non è polare. Sei felice perché esisti, non c'è nessun'altra motivazione. E nell'ultima parte del libro io descrivo che cos'è la decodificazione, cioè la codificazione delle informazioni presenti nella luce che determinano la tua realtà che tu vivi. Ognuno di noi ha un codice. Questo codice è formato da informazioni e questo è preziosissimo, conoscere questo codice. Immaginatevi che da questo codice dipendono non solo le cose che tu vivi, ma la percezione delle cose che tu vivi. Ed è fondamentale decodificarlo. Sono le informazioni che sono contenute nella tua luce, nella luce che tu proietti. Hanno cercato di studiarlo santi, mistici, scientifici, ricercatori di tutto il mondo. Una parte di questo codice è formato per esempio dalle convinzioni, dalle credenze, un'altra parte dagli schemi emozionali, dalle impressioni a livello mentale, però ci sono anche gli archetipi a livello causale per esempio, o ci sono per esempio le informazioni biologiche, biochimiche. Tutto questo insieme di informazioni luminose che noi proiettiamo struttura il tuo codice, il linguaggio della tua anima attraverso cui la tua coscienza crea e struttura la realtà. Viene una persona a farsi decodificare e mi dice: mio marito ha avuto la bella pensata, dopo 30 anni di relazione di matrimonio, di dirmi che ha un altro figlio con un'altra donna. E io sono veramente incazzata. Allora, in quel momento, quando il marito ha deciso di dirgli la verità, questa persona ha vissuto un trauma potentissimo. E dentro di lei si è sviluppata un'informazione di codice luminosa. Cioè, la verità mi fa veramente male. Se conosco la verità, mi rompo dal dolore. Questa informazione era registrata dentro di lei e gli creava dei blocchi a livelli fisici, a livello fisico, dei blocchi a livelli di energia vitale, emozionale, mentale, e chiaramente ogni volta che lei, perché si è accorta del problema? Perché dice: quando vado a fare meditazione, quando vado a fare yoga, ogni volta che mi dicono avvicinati alla verità, scopri la verità che c'è in te, io sento lo stomaco come mi fa così e mi blocco, non riesco a meditare, non riesco a rilassarmi. Allora questa informazione è impattante. Abbiamo detto ok, cerchiamo di decodificarla, di decodificare come questa informazione luminosa è presente in tutti i tuoi aspetti dell'esistenza. È un lavoro straordinario perché non solo è legato a quello che una persona crede, a quello che la persona è convinto, ma è legato proprio a come reagisce a livello fisiologico, a livello di energia vitale. La tua vitalità dipende da questo codice. Le tue emozioni, la qualità delle tue emozioni, la capacità di essere felice dipende da questo codice, di lavorare bene, di avere delle relazioni che siano profondamente appaganti, dipende da questo codice. Però la bellezza di questo lavoro consiste nel fatto che non ti faccio decodificare così, di punto in bianco, ma io ti faccio vedere che dentro di te esiste una polarità, c'è una frattura. Per esempio, tu hai problemi di relazione di coppia, non riesci a trovare la donna che vorresti? Allora vi faccio vedere cosa avviene nel codice. Viene una persona e mi dice: Daniel, c'è un problema, è che non vedo. E dico: no, guarda che il tuo problema è che c'hai la mano davanti agli occhi. No, 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 il mio problema è che non ci vedo niente, devo andare all'oculista, non ci vedo niente. No, no, guarda, il tuo problema è che c'hai la mano davanti agli occhi, lo vedo chiaramente. Lui non lo vede, c'ha la mano davanti agli occhi. E dico: fai un passo indietro, vai nel sole. E lui fa così, perché la prima volta non riesce a entrare dentro il sole. Qual è il tuo problema? Gli richiedo. Il mio problema è che vedo tutto sfocato. No, guarda, il tuo problema è che hai una mano davanti agli occhi. No, 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 il mio problema, guarda, ne sono certo, è che io vedo tutto sfocato. Dico: ok, vai nel sole di nuovo. Va nel sole di nuovo. A un certo punto dice: guarda, il mio problema è che avevo una mano davanti agli occhi. Dal punto di vista del sole avviene questa meraviglia. Tu riconosci che i problemi che pensi di avere non sono mai il problema reale. Mai. Te lo posso garantire. Non è mai il problema che tu pensi di avere il problema reale. Mai. Viene una donna e mi dice: guarda, io ho un problema di coppia. Dico: davvero, hai un problema di coppia? Ma tu come ti chiami? Dici: sono Maria. Ah, Maria ha un problema di coppia. Ma senti, ma tu prima di essere Maria, defocalizza un attimo, chi pensi di essere? Chi ti senti di essere? Quella mi dice: sono una donna, non mi vedi? E le donne hanno problemi di coppia? Mi dice: ostia, che in Spagna non si può dire. Le donne hanno problemi di coppia, va bene. Allora dico: prova a defocalizzare la percezione di te stessa, a salire un po' più in alto, a andare un po' più vicino al sole. E chi ti senti di essere? Quella mi fa un essere umano. Prima di essere una donna io sono un essere umano, questo è indiscutibile. E gli esseri umani gli dico: hanno problemi di coppia? Mi dice: ostia, 2 volte me l'ha detto. Dico: va bene, allora facciamo una cosa, avvicinati di più al sole, prima di essere un essere umano. Chiudi gli occhi, dico: chi ti senti di essere? Chi senti di essere? E quella mi dice: sono un essere, sono un essere. Sono viva, sono un essere. E io gli dico: ma gli esseri hanno problemi di coppia? Allora ci pensa un attimo e mi dice: beh, no, sì,
Perché una lumaca, un leone, hanno problemi di coppia, sono esseri anche loro, eh? Allora c'hanno problemi di coppia, dico allora no, non siamo al punto, bisogna fare un passo più indietro, bisogna entrare proprio dentro il sole, prima di essere un essere, prima di essere viva, prima di essere un essere, chi ti senti di essere? Questo dopo un'oretta, di lavoro, io ve lo sto riassumendo, ma poi la persona deve arrivare a questa presa di coscienza. E quella per la prima volta si ferma in silenzio e mi risponde, prima di essere un essere io sono esistenza. Prima di essere viva io sono vita. E io gli dico, è la vita? La vita ha problemi di coppia? No. Tu, quando lavori con il codice della luce e col punto di vista del sole, inizi che sei convinto di avere un problema e vuoi una soluzione a questo problema. E inizi a percorrere questo percorso. Problema, soluzione. Però mentre lo guardi dal punto di vista del sole, succede un fenomeno straordinario dentro di te. Cioè che tu inizi a essere felice senza una ragione. Ma perché? Perché sono vita, perché sono vita. A quel punto non te ne frega più niente di risolvere il problema, perché è stato un mezzo, un espediente. Ti rendi conto che questa polarità è illusoria, che attraverso questa polarità tu recuperi una dimensione molto più profonda dell'essere umano. E sapete cosa succede al problema? Si risolve. Guardate la libertà che c'è in questo processo. Non voglio guarire. Voglio essere consapevole, voglio essere cosciente, voglio essere il sole, un sole. Allora a quel punto io posso decidere se risolvere o no il problema, ma il fatto che si risolva o meno non mi influenza più. Questa è un'espressione di libertà molto elevata. Questo libro parla del sole non solo come alimento e medicina, come modello di evoluzione, c'è proprio descritta la tecnica di cui vi sto parlando a livello embrionale, si chiama Inner Sun la tecnica. Allora il sole viene interiorizzato come modello e dentro la persona si sviluppa una capacità come quella del Sole di emanare luce, cioè di essere elettromagnetico allo stesso tempo. Nello stesso tempo il Sole feconda i pianeti maschile e li attrae in una giusta orbita, principio femminile. Quindi è esattamente la trascendenza della polarità che noi invece dal punto di vista della Terra percepiamo ed emaniamo. Quando tu interiorizzi questo modello realmente, avviene un cambio. Un cambio dentro di te, cioè tutti i tuoi pianeti, il tuo sistema interiore che sono rappresentati dalle emozioni, dalle situazioni che vivi, da quando ti arrabbi, da quando perdi il controllo. Quando tu stai al centro, vivi questo aspetto del centro, tutto viene posto sotto un equilibrio completamente diverso, si manifesta un sistema differente, completamente differente. E in questo sistema tu riesci ad arrabbiarti in pace, per esempio. Ma il problema è arrabbiarsi, il problema è la religione, il problema sono le tasse o il problema è come tu vivi queste cose? Perché fino a quando non sposti il locus di controllo all'interno, vivi il tuo centro, queste cose avranno potere su di te. Il metamodello solare è dritto, ti porta dentro il centro di te stesso, uno specchio fortissimo. Allora a quel punto tu sai cosa fare. Non è più importante che io ti dica, guarda, devi meditare, non devi meditare, devi fare questo, devi fare l'altro, non mi interessa venderti una verità, io voglio offrirti un punto di vista. E tu ne farai quello che vuoi con questo punto di vista, perché a quel punto saprai esattamente cosa devi fare da quella condizione lì. Chi era? Sant'Agostino che diceva al diavolo tutti i comandamenti, ne esiste uno solo, ama e fai quello che vuoi. E io sono molto vicino a questo genere di pensiero. Allora, il problema non è cercare di capire cosa fare, ma è amare. Quando tu capisci come fare la prima parte della frase, il resto viene automatico. E il metamodello solare ci ricorda questo, cioè la nostra natura, anche fisica, di centri, di emanazione, di proiezione di luce, di amore, per esempio, e di vita. Tutti parlano di amore incondizionato e io ho chiesto sempre alle persone di darmi un esempio fisico di questo amore incondizionato, mi hanno detto la madre. La madre è un esempio di amore incondizionato, ma è esclusivo verso i propri figli. Quando se tu domani mattina, Milano permettendo, ti metti sotto il sole, chiudi gli occhi, prova a interiorizzarti profondamente e percepisci il calore che genera il contatto della luce con la tua pelle. Prova a farla proprio come meditazione questa. E mentre percepisci questo calore, renditi conto che sta riscaldando il ricco, il povero, il rom, l'islamista, il miliardario, la roccia, il cane, questo calore è incondizionato, è per tutti ed è un esempio fisico di amore incondizionato. Noi abbiamo perso la capacità di leggere il linguaggio della natura, i modelli che la natura ci offre, ce li abbiamo lì a disposizione, andiamo a cercarli da modelli orizzontali, dal politico, dal papà, dalla mamma, dal maestro, quando ce li abbiamo lì, tutti a disposizione, sempre, costantemente a disposizione.
Questo è il modello che la nostra società utilizza per evolversi. È un cono. C'è una base. E tutti vogliono fare la scalata al successo, vogliono illuminarsi, qua c'è la realizzazione, la ricchezza, c'è il posto dove voler arrivare, c'è la persona che devi imitare, dobbiamo tutti andare verso l'alto, dobbiamo elevarci, dobbiamo purificarci. Quando è molto più semplice di questo, prova a cambiare prospettiva, prova a guardare il cono dall'alto o dal basso, qual è la figura geometrica che appare? Appare questo, il simbolo più antico esistente del Sole, cioè il glifo solare. Con questo nuovo modello evolutivo tu non devi scalare niente, non devi realizzare niente, devi essere. È tutto assolutamente perfetto così com'è, perfetto il punto di origine e perfetta la circonferenza. Allora, quale dei due modelli è più giusto? Qualcuno mi dice più facile il secondo, più facile il primo, io invece dico nell'uno o nell'altro, sono la stessa cosa. Dipende da come tu osservi le cose. Sei tu che hai il potere di vedere la stessa cosa all'ombra. Come invece il testimone della presenza della luce. Ho riflettuto profondamente, e nel libro ci sono queste riflessioni alla fine, su cosa sia l'evoluzione dell'essere umano e il concetto di evoluzione attuale dell'essere umano. Questo libro è dedicato a tutte quelle persone che pensano che l'evoluzione sia una questione di tecnologia. I paesi più evoluti pensiamo che siano quelli che hanno la bomba atomica. Immaginatevi la follia in cui viviamo. Se un paese è più tecnologico di un altro, è più evoluto. Se io ho l'iPhone 4 e tu non ce l'hai, sono più evoluto di te. Se una nazione è più tecnologica di chi non ha le macchine, per esempio, allora non sono più le virtù dell'animo umano, la capacità di vivere in pace, di perdonare, la capacità meditativa, di condurre un'esistenza meditativa. Non sono queste le virtù che determinano nella società attuale il grado di evoluzione, ma è la tecnologia. C'è necessità di una cultura differente, di una cultura intesa proprio come coscienza differente, sotto tutti gli ambiti, sotto tutti i punti di vista. È per questo che non mi sono meravigliato quando molte persone hanno cercato di utilizzare il lavoro sul codice, perché il lavoro sul codice ti dice e ti dimostra che tu crei la tua realtà completamente. Tu crei la tua realtà completamente. Io ti do in mano questa conoscenza. Quanti pensano realmente a determinare un livello evolutivo diverso con la natura? Quanti pensano aiutare le altre persone? Realmente. È un momento importante per l'essere umano capire che crei la realtà. Tuttavia c'è un livello di espansione, di comprensione, in cui si sperimenta una pace in cui non ha più senso cercare di cambiare quello che per sua propria natura cambia. È impermanente. Tu ti arrabatti e ti danni la vita per cambiare qualcosa che poi cambierà, perché la sua natura è il cambio. Allora c'è un livello di espansione, e io vi auguro, se non l'avete già fatto, di sperimentarlo, in cui si sperimenta una pace profondissima, in cui tutto è assolutamente perfetto così com'è, nella sua apparente dicotomia. E quindi l'augurio è di essere presenti insieme a me in questa esperienza. Grazie.